La sostenibilità in MM è certamente un fattore di crescita, perché il percorso che abbiamo intrapreso mira ad adottare delle strategie che siano in grado di supportare il nostro sviluppo nel tempo, dandoci tutti quegli strumenti necessari per affrontare il cambiamento e per rispondere ai bisogni della società in cui noi operiamo. Ma il significato che diamo alla parola sostenibilità è ancora più ampio e affonda le proprie radici nella nostra storia. Quando sono arrivata in MM ho iniziato a fare le prime interviste ai colleghi per il bilancio di sostenibilità. In tanti mi hanno detto che per loro sostenibilità era strettamente correlata al concetto di responsabilità. E questo legame era dovuto proprio alla natura delle attività e dei servizi che noi gestiamo. Siamo infatti una società di ingegneria le cui competenze storicamente applicate alla progettazione di infrastrutture e di opere per la mobilità sostenibile oggi servono per la gestione del servizio idrico integrato o del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o, in tempi ancora più recenti, per la manutenzione di scuole e di impianti sportivi della città di Milano. Se guardiamo quindi al nostro ruolo nello sviluppo della città, possiamo dire che essere sostenibili fa parte del nostro essere azienda, perché tutte le attività che noi svolgiamo hanno un impatto diretto sulla vita delle persone, quindi in un qualche senso ci sentiamo responsabili del loro benessere. Ecco allora che la sostenibilità diventa l'essere capaci di perseguire uno sviluppo che sappia mettere in equilibrio gli obiettivi di carattere economico con quelli ambientali e sociali, perché gli uni non possono esistere senza gli altri. Per gestire la sostenibilità in azienda, MM ha per prima cosa affinato i processi di rendicontazione che stanno alla base del bilancio di sostenibilità, che a partire dallo scorso anno si è fuso con la DNF, cioè con la dichiarazione delle informazioni non finanziarie, in un unico documento sulle performance di sostenibilità aziendali, che viene redatto secondo gli standard internazionali del GRI e che è disponibile sul nostro sito. Il bilancio ripercorre un anno di vita aziendale, misura l'impatto generato da MM nello svolgimento delle sue attività e fornisce anche tutta una serie di informazioni aggiuntive per spiegare come cerca di ridurre il proprio impatto sul territorio in cui andiamo a operare. Una volta assicurata quella che è la compliance normativa e predisposto anche la governance dei processi attraverso l'istituzione di comitati e di funzioni dedicate, abbiamo iniziato a lavorare per rendere più accessibile la nostra strategia di sostenibilità e per far capire come assicuriamo servizi sempre efficienti cercando di limitare i nostri impatti. Oltre al bilancio, MM ha adottato di recente un altro strumento per condividere le proprie performance nei tre ambiti della sostenibilità in termini di valore prodotto per gli stakeholder. Si tratta del nostro Open Report, un portale innovativo, dinamico, navigabile a partire dalla matrice di materialità, perché questa mette in connessione diretta i temi che sono stati individuati come rilevanti per MM, per i propri stakeholder, con gli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030. In pratica è come se l'Open Report fosse una finestra sempre aperta sul mondo di MM. Inoltre abbiamo deciso di avviare una campagna social che racconta i contenuti del bilancio di sostenibilità 2021 attraverso una serie di post e di interviste che approfondiscono alcuni argomenti e temi che vengono poi trattati in ognuna delle aree di intervento formano il bilancio di sostenibilità e che trattano di business responsabile, di transizione ambientale, di dare valore alle persone, di centralità del cliente e di cura della città. La mia ovviamente è solo un'introduzione a tutto quello che verrà dopo, quindi se volete sapere cosa facciamo, ma soprattutto come lo facciamo, continuate a seguirci.